Bentornate amiche, dalla deliziosa tradizione qui per voi. Oggi faremo una bellissima ricetta, un pochino complicata, però se vi anticipate alcuni ingredienti il giorno prima potete presentare un piatto veramente succulento. Parliamo del sartù di riso alla siciliana con polpettine. È una meraviglia, ragazze. Vediamo quali sono gli ingredienti per questo meraviglioso piatto. Abbiamo del riso, ovviamente io vi ho inserito 500 grammi di riso secondo la teglia. Siccome io ho una teglia un pochino più grande, invece di 500 grammi ho utilizzato 1 chilo di riso. Poi io mi sono anticipata il ragù. Allora, per quanto riguarda il ragù io l'ho preparato così, con della carne di vitello, 200 grammi, dei piselli, una cipolla tritata, mezzo bicchiere di vino bianco e della salsa di pomodoro. Quindi mi sono anticipata il ragù un giorno prima, ecco qui il ragù pronto. Poi abbiamo bisogno di una melanzana che io ho tagliato, vedete, a tocchetti, adesso andrò a friggerla, delle polpettine, ecco, le polpettine sono state fatte con della carne tritata di vitello, del parmigiano grattugiato, del pepe nero, del sale, della mollica di pane bagnato nel latte strizzata, ben strizzata. Poi, vedete, ho amalgamato tutti gli ingredienti, ho preparato le polpettine. Poi abbiamo bisogno di uova sode, 4 uova sode, del formaggio filante, 2 mozzarelle, del pan grattato e del formaggio grattugiato, del burro. Con questo burro andiamo ad ungere una teglia, dovete utilizzare una teglia a ciambella. Questa teglia va oliata e passata con un po' di pan grattato. Quindi iniziamo un po', amiche, a friggere prima le melanzane. L'acqua del riso bolle, versiamo il riso nell'acqua. L'acqua è già stata salata. La cosa che mi raccomando, il riso fatelo cuocere bene, però dovete toglierlo al dente, perché poi il riso viene messo in forno, quindi la cottura la finisce in forno. Ecco, vedete amici, adesso andiamo a scolare le melanzane, le mettiamo da parte. Io allora adesso qui vi faccio vedere che ho tagliato delle zeste di melanzane, vedete? Andiamo a friggerle anche queste, perché queste servono per la decorazione poi del piatto. Adesso andiamo a friggere le polpettine. Possiamo metterli qua dentro stesso, vedete? Abbiamo scolato il riso, mettiamo un po' di burro, fiocchetti di burro, facciamo amalgamare il burro al riso. A fuoco lento, a fuoco spento. Quindi amiche, ecco, le polpettine devono essere così, vedete? Non troppo cotte e non troppo crude. Andiamo a scolare. Allora,
Allora amiche, adesso abbiamo preso una teglia, quindi da ciambellone l'abbiamo ben unta. Andiamo con il primo strato di riso, quindi prendiamo il riso e lo mettiamo intorno. Facciamo il primo strato, così. Andiamo a mettere uno strato di ragù. Così. Andiamo di polpettina. Poi la melanzana. Prendiamo il formaggio a cubetti, quindi lo facciamo ricco ricco, vedete? Poi la mozzarella tagliata anche a pezzetti. Uovo sodo, vedete, così. Quindi con le mani andiamo a pressare bene bene gli ingredienti. Continuiamo con la mozzarella. Un po' di parmigiano. E adesso andiamo al secondo strato. E chiudiamo il sartù. Con le mani pressiamo bene bene, mettiamo del pan grattato sopra. Un filino di olio, così, e adesso inforniamo a 200 gradi per 20 minuti, deve essere ben dorato. Se vi è piaciuta questa ricetta, seguitemi sui miei canali Instagram, Facebook e iscrivetevi al mio canale YouTube.